Bentornato sul mio canale. Oggi è il fine settimana, domenica 6 marzo 2022. Spero che tu abbia una bella giornata e ti rilassi dopo una settimana difficile. E quali sono i tuoi segni oggi? Oroscopo Capricorno? Nuvolette sul tetto di casa vostra? Complice la luna in quadratura, oggi qualche nuvoletta si addensa sul tetto di casa vostra, niente di speciale rispetto a quelle che avete visto in passato o che stanno attualmente vedendo amici e parenti. Tutti matti davanti al TG. Cielo sereno invece per chi anche oggi è ancora al lavoro, intento a mandare avanti i propri affari o un'attività più redditizia nel weekend. Magari al momento, con Saturno in seconda casa, stentate a riemergere, ma qualcosa, precisamente Mercurio che l'accompagna, vi dice di non mollare, torneranno tempi migliori. Esemplare anche la capacità di risparmio che comincia a dare buoni frutti, ma proprio qui c'è da puntualizzare, anche l'austerity vuole sale in zucca, privarsi di tutto porta solo noia e tristezza. Chiarimenti poco fruttuosi, insoddisfacenti. Vi sono delle critiche e dei pettegolezzi che possono rasentare la diffamazione. Un periodo ricco di discordie e litigi, contrasti e zuffe. È un momento estremamente importante e determinante per le cose che si desiderano. L'amore come la rugiada, si contempla solo al mattino. Sul lavoro cercate la soluzione ottimale per creare un ambiente sereno con i colleghi. Ottimi incontri in questo periodo, solo sappiate bene selezionare tra i vostri amici quelli sinceri da quelli pettegoli. Le stelle ti proteggeranno. Sii fiducioso. Serata piacevole. Lotta per ciò che desideri veramente. Mostrati più deciso. In amore, una situazione confusa si chiarirà. Ti sentirai liberato. Matrimonio, convivenze e relazioni sentimentali saranno favorite. Frequenta associazioni, saranno importanti. Oggi potrebbero esserci noie con banche o finanziarie, alcuni problemi potrebbero materializzarsi soprattutto per chi ha un fido o una carta di credito. Cercate di risolvere subito e al meglio il problema che dovesse insorgere. Raggiungi il tuo obiettivo concedendo qualcosa in cambio a chi ti sta intorno. La tua forza di volontà non deve essere sottovalutata, ma sembri anche particolarmente portato a riconoscere le buone occasioni. Sarai allegro e affettuoso. Organizza una cena o una festa questa sera. Non abbiate timore di affrontare oggi una situazione che è diventata pesante e che vi porterebbe presto a un tale nervosismo che potrebbe compromettere il vostro equilibrio. Piccoli imprevisti nei viaggi o negli incontri se invece siete nate alla fine del segno. Lasciate il vostro portafoglio a riposo per un po' di giorni. Le vostre ambizioni sociali non sono ancora ai livelli che avreste voluto qualche mese fa. Dopotutto non potete spendere più tempo con gli amici se state spendendo tutto il vostro tempo in ufficio o a casa. Piccole tensioni in amore. Qualche preoccupazione di troppo in questa giornata potrebbe avere un effetto deleterio sui vostri rapporti amorosi. Profilo dei transiti planetari abbastanza discreto per voi in questo giorno di inizio marzo. Uno dei vostri astri governatori, Urano, continua a darvi manforte dal segno amico fidato del Toro, specie se appartenete alla seconda decade. Forza di decisione, occasioni e scelte di vario genere che si riaprono, strade di successo, sono la costante dei prossimi tempi. Il pianeta vi terrà compagnia fino all'anno 2026 toccando via via tutte e tre le decadi del Capricorno. Cari Capricorno, vivete una storia importante e probabilmente anche di lungo corso. Questo è il momento giusto per fare ottimi progetti e investire in qualcosa in cui credete. Sul lavoro può arrivare un'offerta importante e una chiamata per un avanzamento di carriera. I cambiamenti spesso sono decisivi per progredire. Il Capricorno deve puntare su risorse migliori, potrebbero esserci delle cose da dire importanti da dire. Se poi hai vissuto ultimamente un conflitto di lavoro o grossi problemi, io penso che tra sabato e domenica forse sarebbe anche giusto ritagliarsi una pausa di relax. Ormai potete considerarvi pienamente appagati dal punto di vista sentimentale, quindi potete intraprendere tutte quelle azioni che vi appaiono più promettenti per il vostro futuro. Anche la costruzione della propria felicità ha bisogno di impegno,
dedizione e anche di un programma da seguire. Solitamente siete confusionari, ma questo implica l'intromissione di tante variabili che non potete permettervi, ecco perché c'è bisogno di ordine. Quanto è antipatica la Luna quest'oggi, con quell'aria melliflua e insieme battagliera in quadratura. Meno male che contro il vostro inquilino Plutone, più magnetico e carismatico che mai, non ce la farà, sarete voi a metterla sotto. Di sicuro nonostante qualche necessità in casa e in famiglia, oggi con gli acquisti sarete tirati, decisioni di Mercurio e Saturno dal braccino corto in seconda casa. Ma domani chissà, quando a scuotervi arriveranno Marte e Venere le cose cambieranno a vostro favore. Amore ed Eros. Nulla da ridire sulla vostra vita sentimentale e sociale, estremamente appagante, sono i problemi in casa a crearvi ansia, facendovi rimpiangere la bella vita di gioventù. In famiglia si parla poco e quando si parla è solo per farsi rimostranze, ecco perché siete nervosi, con senso di agitazione allo stomaco che vi fa andare la cena di traverso. Se avete solo dei progetti personali al momento, è giusto che continuiate a procedere con quelli e basta. L'intralcio di un'altra persona potrebbe compromettere la buona riuscita dei vostri piani. Venere nel vostro segno vi spinge a volere intimità, tenerezze, desiderio di comunione appassionata con la vostra dolce metà. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 2 al 9 del mese di gennaio avrete di fronte una giornata e una serata in cui i vostri sentimenti saranno completamente ricambiati. Urano in splendida posizione, invece gratifica i cieli sentimentali ed erotici di tutti i singoli in cerca di novità, di avventure, di voglia di sperimentare e di provarsi. Lavoro e denaro? Molte faccende da sbrigare a casa, le più noiose, anche la spesa vi impegna parecchio, rendendovi insofferenti, non solo per la quantità che ingombra il carrello e vi pesa nel trasporto, ma anche per i conti, con le finanze prosciugate cercate solo offerte e prodotti scontati. Niente caviale, foglie grasse e champagne, solo penne al pomodoro e acqua. Calma e gesso. Evitate prudentemente ogni mossa che non sia ben ragionata e rimandate a domani tutte le decisioni di una certa importanza senza farvi prendere dalla smania di voler fare tutto e subito. Vi aspetta un periodo di riorganizzazione razionale in cui la vostra serietà, il rigore, l'indubbia operosità sommati alle indubbie competenze, costituiranno un ingrediente fondamentale per riuscire ad arrivare abbastanza in alto nella carriera. In particolare se appartenete alla prima decade. Benessere. La salute tiene, nonostante l'umore e l'inappetenza, chiaramente di origine emotiva. La soluzione più intelligente, dormirci su, domattina avrete una fame da lupi e una voglia di sfiziosità nel bar del centro. Dedicatevi a hobby rilassanti come il giardinaggio o l'equitazione, il contatto con la natura vi aiuterà a riconnettervi col vostro spirito. Attenti ai colpi di vento, la gola è debole. Per lei, fissate sul ricordo di un'esperienza negativa, sembrate spaventate all'idea di affrontare il mondo, un vero peccato sprecare grandi risorse solo per timore di una sconfitta. Che non ci sarà. Per lui, piccoli guasti domestici o al motore che potrete riparare da soli, con un buon risparmio di tempo e di denaro, maghetti del fai da te, lo troverete perfino divertente. Colore delle emozioni, caramello. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 10. Finanze, 6. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.